Do solo insonnia, servirà qualche goccia in più per restare sveglio anche stavolta. Completo sguardo al firmamento avvolto da un'intensa oscurità che cela ogni bagliore, ogni risorsa. Solo un chiarore impeccabile non si è mosso, sembra intoccabile ma sempre più vistosa. Spesso mi sento come il suo lato remoto, mai come mele non brilla di luce propria. Sento un tremore risalire sul mio corpo e al calar della pressione il colore sul volto cambia. Non sarà quell'oro a risparmiar crudele morte, purché ogni maledizione possa ancora cambiare strada. Verrà un giorno dove il sole ci abbandonerà, quando il viso della luna sarà rovesciato, mentre Venere ricercherà la sua metà. L'uomo sarà già morto per uranio. Noi fino adesso forse non abbiamo saputo comprendere bene il senso della importanza della nostra esistenza umana. Diciamo, i testi dicono preziosa esistenza umana, preziosa per cosa? Preziosa per chi o preziosa perché? Sai che io vivo qui adesso, in mezzo a un fumo denso. Traccio lettere e parole, poi ci trovo un senso. È l'ispirazione che mi chiama adesso, è la brutta sensazione che qualcosa stia accadendo. E se lo sentimento a me stesso più che agli altri, solo perché non stanno ad ascoltarti. E quando si troveranno con la verità davanti, sì, la toccheranno indossando un paio di guanti. Merde, osservo nella sfera e divento onnisciente. Guarderò al futuro ma ritornerò al presente. Cerco tra le sfumature ma qui nulla è verde. La speranza muore se chi spera attende, attende. E sente come il bisogno di buttarsi da un precipizio, perché questo non è il giorno, è l'era del giudizio. Ma io vado avanti indizio dopo indizio, inizio dopo inizio, ad ogni fine di ogni auspicio. E noi è lì che dobbiamo riflettere. Intanto io direi è prezioso già perché questa è la nostra esistenza umana in questo momento, qui ed ora. Ed è la cosa più preziosa che abbiamo. È inutile che pensiamo in termini di valori economici, no? La cosa più preziosa che abbiamo è la nostra vita, qui, adesso. Senza questa vita non ci sarebbe niente di prezioso.